Luigi Di Maio, il pragmatico, dentro ci mettiamo la cappa ci mettiamo dentro, perché così pragmatico suona meglio, capito? Suona meglio pragmatico. Luigi Di Maio, il pragmatico, e dopo l'esito delle elezioni amministrative, ora si apre la resa dei ponti all'interno del Movimento 5 Stelle tra l'ala movimentista, grosso modo guidata da Roberto Fico, Paola Taverna, grosso modo, e l'ala pragmatica, è guidata da Luigi Di Maio e dal suo amico Alessandro Di Battista. Perché ormai gli analisti, gli osservatori hanno evidenziato che dopo questo esito elettorale che ha visto il Movimento 5 Stelle in ribasso a Genova, Palermo e altrove, ora lo scontro sarebbe tra il PD e il centrodestra, un eventuale scontro politico sarebbe tra il PD di Matteo Renzi e i suoi alleati e il centrodestra, Forza Italia, la Lega di Matteo Salvini, Fratelli d'Italia, con il Movimento 5 Stelle che sta ad osservare. Allora, Luigi Di Maio è pragmatico, e adesso Luigi Di Maio deve riconsiderare le sue posizioni, perché Luigi Di Maio nell'ultimo anno ha girato il mondo, ha girato in quanto candidato premier in pectore a Palazzo Chigi, come primo ministro in pectore italiano, primo ministro in pectore, ha girato il mondo, è stato negli Stati Uniti, ha tenuto delle conferenze negli Stati Uniti, è stato in Israele, ha preso contatti con il mondo, è diventato un pragmatico, con la K pragmatico. Io lo scrivo e lo dico con la K, pragmatico, perché suona meglio. E nel frattempo dentro il Movimento 5 Stelle i movimentisti guidati da Roberto Fico e Paola Taverna non erano contenti perché il popolo ha bisogno di sognare, come diceva Martin Luther King, I have a dream. La linea pragmatica di Luigi Di Maio è stata sconfitta, ma Luigi Di Maio può ancora recuperare. Basta che Luigi Di Maio segua gli insegnamenti di Serafino Massoni. Ultimamente Luigi Di Maio, per esempio, ha preso delle posizioni a favore dell'euro. Voi lo sapete che cos'è l'euro, vero? È questo qua, vedete? L'euro. Questo è l'euro, c'è la firma di Mario Draghi, lo vedete? Vedete Mario Draghi, lo vedete? È un italiano Mario Draghi, può darci una mano, capito? Le firma lui le monete. Non è contento il popolo sovrano pentastellato delle posizioni pragmatiche di Luigi Di Maio, che si sta preparando a andare a Palazzo Chigi come premier. Ma per andare a Palazzo Chigi come premier uno deve avere i voti, capito? Uno deve avere i voti, deve avere. E per avere i voti lo devi far sognare il popolo sovrano, capito? Lo devi far sognare, sennò il popolo sovrano non te li dà i voti. E Giorgetta Meloni e Matteo Salvini invece sono rimasti sulla stessa linea. Loro non la vogliono la moneta con la firma di Mario Draghi. Loro vogliono una moneta stampata in Italia, libertà di stampa,
la moneta va stampata in Italia, sovranità monetaria e moneta sovrana. Ora Luigi Di Maio la deve ripensare tutta, la sua linea, la deve ripensare tutta. Adesso dentro è il Movimento 5 Stelle e si apre la resa dei ponti, la resa dei ponti tra pragmatici guidati da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista e movimentisti guidati da Roberto Fico e Paola Taverna. Ecco, cari amici, sta tutto qua, vedete? Tutto qua, tutto qua sta. Mario Draghi, vedete? È italiano Mario Draghi, eh? Le firma lui le monete, le firma lui, cioè le banconote le firma Mario Draghi. Sì, però si tratta di banconote che vengono stampate fuori dall'Italia. Non sono banconote stampate in Italia. Il popolo vuole sognare. Le banconote, magari con la firma del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, devono essere stampate in Italia. Sovranità monetaria, moneta sovrana, il popolo ha bisogno di sognare, come diceva Martin Luther King, I have a dream. Ma io avevo detto queste cose a Luigi Di Maio, forse non mi ha voluto ascoltare Luigi Di Maio. Il popolo ha bisogno di sognare, non si vive senza un sogno, I have a dream. Diceva Martin Luther King. Va bene, Luigi Di Maio, il pragmatico, fa sempre a tempo di cambiare rotta e ha seguito gli insegnamenti di Serafino Massoni. Moneta sovrana, sovranità monetaria, capito? Sì, Mario Draghi italiano, e però le banconote non vengono stampate in Italia, capito? Vengono stampate dove? A Strasburgo, no? Deve essere la prima Ignazio Visco, devono essere stampati in Italia. Libertà di stampa, cari amici, libertà di stampa. Luigi Di Maio è pragmatico, ma Luigi Di Maio, seguendo gli insegnamenti di Serafino Massoni, potrà sempre ritornare ad avere le chance per andare a Palazzo Chigi, alla prossima tornata elettorale politica. Ok, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.